Sole, mare, profumo d'estate. Questo è i sapori del sole e con me il nostro chef Salvatore Avallone, prontissimo questa mattina. Guardatelo, in tutto il suo splendore. Bellissimo. Eh. Non me lo dico io, me lo, dico, me lo dicono in tanti. Ah, pure. <ride> <ride> Abbiamo creato un mostro. <ride> <ride> no, ma dai. Eh, vabbè, vabbè, vabbè. Insomma, io poi lo vedo dietro le quinte, eh, le signorine le assistono. Primo tour, di primo È un patto. Arriveremo alla fine. Riusciremo ad arrivare alla fine anche di questa serie, allora i sapori del sole ovviamente oggi non poteva mancare un piatto eh, dedicato ovviamente ad un prodotto importante della nostra, della nostra terra. Certo. Siamo come sempre in costiera Marfitana, siamo a vetri sul mare in questo splendido palazzo suriano. Ti piace questo posto, eh? Mi, mi dispiace andare via di qua quando finiamo la puntata. Guarda, è un qualcosa che mi rattrista. Eh, tantissimo. magari ci puoi anche sposare. sai, so che qui fanno anche matrimonio, mm, vediamo, quindi potrebbe vediamo. essere un'idea. Non dipende soltanto. Tanto da me, eh, infatti, penso che non ti sposerò mai. Andiamo avanti e parliamo della nostra ricetta di oggi. Vai con gli ingredienti. Allora, una, un piccolo, una piccola precisazione: eh. che cosa mi è successo? L'altro giorno ero a casa boh. nel mio mm. giorno libero, e quindi, non essendo al ristorante, sai. Il frigorifero di uno chef, quello di casa, è sempre vuoto. È sempre vuoto. E quindi, che sì, cosa Sì, così succede? funziona. Sì, sì, rigorosamente <ride> Beh, è rigorosamente vuoto. Per quindi, lo, lo, guarda, eh, telefonata all'ultimo momento, mia Amici. suocera. Eh, le suocere. Sì, sì, sì. sì guarda, è una cosa terrificante. Quindi, che cosa è successo? <ride> che specifica. Guarda che te segue su tua suocera. Eh, vabbè, cioè, no, dai, ahimè, okay. ce l'ho. Ce l'ho. <ride> non è vero, saluto <ride> calorosamente. E quindi dicevo: eh, apro av il frigo e mi rendo conto che tra gli ingredienti c'erano poche cose. Una fondamentale, la zucchina. Eh, hai detto niente: è fondamentale, quindi con la quella c'hai tutto, praticamente. Beh, sì. E poi un pezzetto di pesce spada. Ah, e che te mi sei inventato? Eh, e quindi andare a gestire un pranzo completo dall'antipasto al secondo eh, da antipasto pro... al secondo? guarda Rosaria, no, credimi ho dovuto impegnarmi al massimo per ottenere eh, con pochi ingredienti ma di qualità un pranzo completo ok e ti faccio vedere allora, i diciamo gravi passaggi che cosa ci serve risultato. per poterlo fare a casa allora, ehm, un po' di aglio fresco che non manca mai solito. no del prezzemolo tritato bene Menta e peperoncino. Ecco qua. Okay. Una calamarata. Era quello <ride> che avevo in dispensa. Non <ride> credimi. Sta. Vabbè, qualsiasi pasta sarebbe andata bene, sì. Dai. sì. Uh, aceto di vino ah. bianco. Ovviamente. Sale fino. Ok. Il Il nostro pesce spada. Pesce spada lo, lo vedete bene. Ecco, no. E poi delle erbette aromatiche che non mancano mai. Ma fondamentale è la zucchina credimi, la mi salva zucchina. sempre e eh, in qualsiasi ricetta a me piace, piace tantissimo in tutte le sue rivisitazioni certo. insomma in tutti i modi mi piace, piace mangiarla. ok, certo. eh, partiamo con la ricetta? sì, eh, semplicemente mi porto avanti prendo il pesce spada, sì. quindi considera che ovviamente io preparerò una porzione per, eh, però ecco, avendo a disposizione il un pesce spada, sì, un bel pezzo, riusciamo veramente a creare dall'antipasto al, al, al secondo piatto, unico, con unico pezzi, ah, vedi? Sei okay. anche economico sì, stamattina sì, sì, sì. <ride> che non fa mai male. Va bene, allora, allora tu mentre tu io che fai? vado adesso? avanti, uh, mi preparo per l'antipasto e per la pasta e poi ti faccio vedere il secondo alla fine. Ok, allora io invece mi chiamo, okay. chiamo accanto a me il nostro oh, ospite certo. di oggi, che è il produttore di queste zucchine che abbiamo questa mattina certo. con noi. E questo è importante, così ci spiegherà un po' eh, tutti i valori, insomma, le proprietà di questo della nostra zucchina Francesco Punzo eccolo qua che è un produttore benvenuto a questa nostra terrazza qui a vietri beh insomma noi stiamo preparando un bel piatto con il quale esalteremo le nostre zucchine che sicuramente rappresentano una delle nostre e cioè, si produce anche nella, nelle altre parti d'italia ma in realtà eh, è un'eccellenza del nostro territorio vero certo, Francesco certo ancora diciamo la zucchina è una produzione è rimasta in poche aziende sul nostro territorio, territorio della Piana del Sele, dove noi come azienda rappresentiamo, siamo alla terza generazione e io sono il responsabile tecnico agronomico, insomma, mi occupo di eh, nutrirle bene, dargli eh, sapidità. <ride> Quindi già tuo nonno certo. coltivava. E noi, e eh, una delle nostre tradizioni familiari, uno degli articoli di punta che è stata negli anni della nostra famiglia, è stata proprio le zucchine, che, che ci poi... ha donato la notorietà insomma <coughs> negli anni. E eh Beh, anche perché la zucchina sicuramente rappresenta sul nostro tavolo un punto di forza perché sappiamo eh, contiene tante eh. vitamine. Che cosa fai con le zucchine? Poi zucchiche? dopo eh, vi faccio un riassunto. In no, mia... no, no. Nel frattempo ve l'ho detto che certi giorni lui viene qui come se fosse in ferie, e poi dopo vi no, faccio no. un riassunto, e non si può sentire, Salvatore. Arrivi. E no, allora che eh, ovviamente c'è da preparare il un pranzo tempo. quindi i miei tempi sono quelli. oggi. Io <ride> ho tempo da perdere, eh, con noi. Voglio dire, cosa fai? Eh, niente, ho semplicemente ridotto a Dadino, ho fatto Eccolo una robettata di pesce spada, l'ho eh, in questo caso eh, privato della pelle perché mi serve in parte anche crudo poi vi ah, faccio vedere come okay. e nel frattempo, sempre portandomi avanti nella preparazione, prendo una zucchina lunga, sì. ok? E semplicemente la riduciamo a cubetti, questa va saltata, stufata eh, ah, in, okay. in padella. Quindi la, la mettiamo direttamente in pentola sì, sì, con sì, l'olio? Sì, sì. Eh, anzi, questo è un passaggio che voglio fare subito così Così porto avanti. ci abbiamo. Anche okay. perché quanto ci mette per cuocere questa pasta? La pasta la caliamo fra giusto poco, due minuti. Fa <ride> vita per bene. cuocere la pasta, me la fa mangiare. Oggi provo, eh, Sappiatelo, <ride> lo dico anche agli altri, sappiatelo. Allora, dicevamo che è un prodotto anche pieno di vitamine. Esatto. E quindi comunque è utile. Eh, Nella dieta, esatto. È un prodotto che eh, ha pochissime calorie, molto ricco d'acqua molto utilizzato nelle, nelle diete, ma anche esatto, certo. ipocalorico, circa eh, circa 95% d'acqua, quindi, quindi... se ne può consumare davvero tanta, tanto in quantità tanta. industriale, e poi so che è anche eh, presente di... all'interno, lo dicevamo prima, eh, fuori onda l'acido folico, folico esatto. che è molto importante per le donne in gravidanza o che magari hanno Intenzione di avere un bambino, quindi, insomma, invece di utilizzare cose esterne, mangiare i nostri prodotti è sempre esatto. meglio. Poi sono buoni, esatto. cioè, diciamoci la verità, certo. tante cose, ma poi alla fine sono buoni. No? E esatto. tu come mai poi hai deciso comunque di continuare quello che ha fatto tuo nonno, tuo padre? La passione ti è nata è subito? Alla base è la passione: la passione l'amore, perché crescere nella natura poi ti dà ecco quella quella vitalità, quella gioia di vedere eh, diventa stimolante perché poi tu parti dal seme. E vedere questo seme che poi diventa pianta si struttura, ha bisogno delle tue cure emoziona, è un'emozione eh? è, un è, un è come del... crescere tanti figli ecco. ah, <ride> tu hai anche figli? anche sì, due gemelline due oh, salutiamo perché sicuramente <ride> ci seguiranno mi ehm, chiedevo il fatto di essere tutti insieme con Terra Orti, questo è un valore aggiunto per voi? certo, per la è, è troppo... stata una scelta durante il percorso di queste tre generazioni eh, anni fa abbiamo scelto, abbiamo sposato il, la filosofia dell'unione, della collaborazione eh, di fare gruppo e siamo entrati anche noi insomma in questa grande famiglia che è Terra Orti eh, della quale ne facciamo parte ecco, e, poi e cerchiamo di dare il nostro meglio il nostro contributo attivo ecco. Poi vi consentono anche di essere presenti in questi, in questi format perché certo, credo sia certo. molto importante esatto, far conoscere esatto. i prodotti della nostra regione dove, dove li coltivate precisamente? la, eh, la Reale e la Piana del Sele tra i comuni di Battipaglia e Eboli quindi proprio Piana del Sele il diventato... cuore della Piana del Sele Oh, che, be che, che bella cosa allora Salvatore allora, Rosaria, saluto uh, il nostro ospite sì, a che punto uh, sei? dicevo, semplicemente ho messo a stufare le zucchine con olio extravergine di oliva, d oliva uno spicchietto d'aglio e eh, della, un po' di acqua sempre di cottura della pasta. Mi posso anticipare anche nel calare la pasta, visto che è una calamarata che ha Ci almeno bisogno po'... di 15 minuti di certo. cottura. Quindi, nell'acqua che bolle, aggiungiamo un po' di sale grosso. Aspetta un attimo: Ok. okay. Tu come preferisci mangiare le zucchine? Eh, chi le produce? <ride> Tutti da, b... dalla pasta al secondo. La eh, come a, come a mi ha fatto secondo, lui, sì. detto, è fare antipasto, sì. primo, pr antipasto, primo e secondo. antipasto primo e secondo. A volte la pasta primo. ci divertiamo a fare qualche cosa un po' evoluta, con qualche crema, qualche ecco, cosa. Ecco, come esatto. piace a Salvatore le cremine. <ride> Evviva! No, a secondo come contorno, dalla semplice grigliatura, grigliate, in qualche frittura, insomma, molto eh, esatto. frittura eh. di zucchine, ragazzi. Eh, la, la stazza voglio dire eh. mi, mi tradisce. <ride> ma? Sicuramente sì, ma poi sono buoni anche consumati crudi, tagliati esatto, a julienne esatto. e quindi sono buoni anche insalate, così esatto. e lì sono proprio poco. Ti sto sono... pensiero. Ah, vedi? Non ti stavo a guardare. Stai facendo anche perché sono buone anche crude certo. le zucchine. E allora noi ringraziamo Francesco per, per la tua presenza qui oggi e perché Grazie. davvero ci hai tra, trasmesso questo grande amore per questi prodotti che portiamo Grazie. anche noi nel cuore perché del resto sono prodotti di casa nostra. No. Grazie mille e ci vediamo Grazie presto. Grazie a voi. Salve, arrivederci. arrivederci. Allora, noi abbiamo... Allora, Saria, una dadolata? Una, 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 sì, mh, delle zucchine semplicemente ridotte a cubettini un po' più piccoli. Eh, come dicevo, parte del pesce spada che abbiamo spezzettato mi serve... Per uh, la pasta, un'altra parte dicevo per l'antipasto. Quindi, eh. che cosa facciamo? Cosa fai? Con un cucchiaio andiamo leggermente a marinare il nostro pesce spada. Sì. Okay. con. Come lo marini? Olio extravergine d'oliva. Ok. Sale. Sale. Pepe. Brava! <ride> Ormai. <ride> mi leggi il pensiero. Più basta. E basta e le nostre zucchine. Ah, ma questo è insomma un piatto crudo. Crudo, però è veloce, ma comunque funzionale, nel come senso antipasto, che come, come antipasto va benissimo e poi per coppa pasta uno no, no, no. Fa... ce l'hai? Oggi ah. vedi? Ci abbiamo le aiutiamo... rettori. Oh, guarda, guarda <ride> Salvatore, il... 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 il coperchio Inizia a sobbollire. Esatto, se non ci fossi io. Scusami. E... Fortunatamente ottico. Facciamo c'è vedere queste ciotine che sono bellissime. Ceramiche di vetri, Bellissima. eh. Non a caso, siamo no, no. qui. In quanto su da so, poi ce le possiamo portare a casa queste qua? Eh, speriamo. No, secondo me no. Magari al ristorante le potrò usare. Ecco, volentieri. qua subito. Che pensa <ride> a sua societaria. Allora, ecco qua. Aspetta, che mi tolgo dal, lo tolgo dall'ombra, del resto, ragazzi, siamo in terrazza. Ah, niente, mm, non nessuno ti ha notato. No, così, no, non si ecco è accorto di meglio. Tranquillamente <ride> può essere il nostro antipasto di benvenuto. Andiamo soltanto a, a guarnire con un rametto di rosmarino, Eccolo ancora qua. un po' di pepe prima del servizio e aggiungiamo ancora un po' di olio. Di olio. Ovviamente vi consiglio di farlo marinare almeno un quarto d'ora, venti minuti, Sì, nel tempo che c'è la pasta, sì 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 perfetto, però noi ci possiamo portare che avanti quindi, qua, con il nostro antipasto ed In eccolo qua, e questo è andato, perfetto, le zucchine stanno andando, ci vuole un po' di tempo per le zucchine, sì sì sì, 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 sì il tempo di magari, che cosa c'hai messo lì? Uh, dicevo, olex, Oliva. uno spicchietto d'aglio, vedi qua, non l'ho tolto volutamente perché? poi ti spiego perché uh, Magari te lo dico più tardi. Ecco, qua adesso so, fa pure i misteri di avere troppo, vuoi sapere troppo. Eh, cioè dove imparare? E uh, semplicemente un po' di uh, prezzemolo tritato. Ok. okay. Poi ti Lì dico... sta andando già da penso 10 minuti. Sì, però eh. ovviamente dobbiamo un attimo aspettare che almeno si ammorbidiscano le, le zucchine, dopodiché magari dai, ti svelo parte del mistero. E dai, svela su, svela, okay. facciamo sto sacrificio. Prendo... Stamattina facciamo sto sacrificio mio bicchiere preferito mamma mia se non prendeva il frullatore era da matti oggi andiamo a allora parte, ah, okay. parte delle eh, zucchine mi serviranno poi per il secondo e quindi quindi una parte le andiamo a mettere qui e una lo parte, frulliamo e facciamo una vellutata sì. l'aglio non ho tolto volutamente ah, all'interno della crema, sì. non diventa poi troppo intenso. No, mi serve. Quello mi serve. Ti piace che sia intenso? Sì, sì. Va deve bene. avere quella anche perché poi ti faccio capire. A volte perché. mi sembri Poggi <ride> Costaglio. <ride> Vabbè. Vabbè, la nonna, fortunatamente, qualche valore me l'ha trasferito e quello okay. del maglio è fondamentale. Okay. E quindi, dicevamo parte delle nostre zucchine le mettiamo nel bicchiere ok aggiungiamo qualche fogliolina di menta che un po' si è appassita qua con il sole eh, beh, ma caldo. Meno male, si chiama i sapori del sole sennò si eh, se chiamava certo. i sapori d'inverno e eh, certo eh. la cimetta me la conservo perché poi fai dopo ti spiego. <ride> <ride> ti spiego. ok dai dai andiamo okay. andiamo che siamo già curti? Sì 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 sì, okay. sì siamo quasi siamo, alla fine prima della pubblicità ok allora semplicemente andiamo a frullare le nostre zucchine le frulliamo tanto? Insomma deve essere bella vellutata? Sì, come al solito Senza consistenze? Okay, no, no. in questo caso perfetto e si sente un. mamma mia <ride> vedi? Mamma mia, si abbiamo. sente molto anche la menta. Eh? La menta che dà questo aroma, l'aglio. E... C'è una motivazione perché non ho tolto l'aglio la, dalle zucchine. E... Ma magari te lo racconto Ah, ok, quindi non pubblicità. facciamo, ce lo teniamo qui. No, così? no, questo mi serve per dopo. Ah, ok, allora okay. con la nostra venuta di zucchine vi aspettiamo qui subito dopo la pubblicità. I sapori del sole. Aspettate.